Ciao amici di Digital Coach, oggi siamo qui con Nicolas Moreno che gentilmente ha accettato il nostro invito per l'intervista e ci parlerà del chatbot specialist. Ma prima di cominciare vorrei farti una domanda fuori intervista, se così possiamo dire, perché penso che lavori in un settore molto interessante, il machine learning, gli assistenti virtuali, l'intelligenza artificiale. Elisa, ciao a tutti. Appunto, mi chiamo Nicolas Moreno, sono un AI engineer di Officina Tecnologica, una startup d'alto contenuto tecnologico di San Marino, della Repubblica San Marino. E noi ci occupiamo appunto di sviluppare assistenti virtuali, chatbot e quindi tutta la parte di intelligenza artificiale che riguarda l'aspetto conversazionale della macchina e forniamo queste soluzioni per il mondo del digital marketing, quindi andiamo a combinare un mondo e l'altro per fornire nuove soluzioni. La prima domanda ti chiedo, chi è il chatbot specialist e cosa fa? Così chi non lo sa ha una panoramica generale di questo lavoro. Assolutamente. Allora, il chatbot specialist è una figura parecchio nuova, quindi parliamo di... è nata all'incirca nel 2015 negli Stati Uniti ed ha assunto anche tanti nomi, dal disegnatore conversazionale a... appunto AI engineer, quindi ognuna con delle proprie sfaccettature. Un chatbot specialist essenzialmente è la figura che va ad allenare, ad insegnare alla macchina le proprietà di linguaggio tipiche dell'essere umano, quindi l'abilità di saper parlare, di saper comprendere un testo e elaborarlo, interpretarlo coerentemente con quella che è il significato, quindi attraverso l'analisi semantica, l'analisi del contesto, analisi logica e grammaticale e via dicendo. Come seconda invece ti vorrei chiedere, quali competenze fanno una persona un chatbot specialist? Se deve avere caratteristiche personali, conoscenze? Certo, allora, essendo una figura particolare, nuova e soprattutto ibrida, un chatbot specialist deve avere delle conoscenze abbastanza ampie, quindi vuol dire che bisogna partire da una base di marketing digitale, quindi per esempio la conoscenza di un funnel, piuttosto che avere la cognizione di concetti quali remarketing, fidelizzazione, bump offer e via dicendo. Deve avere anche una base di conoscenza di programmazione, in quanto parliamo di comunque macchine che devono essere addestrate, quindi non si richiede una competenza alta in termini di programmazione, quindi non è necessario saper costruire o scrivere un programma da zero. No, però magari l'HTML, CSS, queste cose qua... Sì, direi che proprio come linguaggi sicuramente bisogna avere una conoscenza base di JSON, PHP e Python. Ah, ok. Sì. Quindi capire essenzialmente quali sono i meccanismi, JavaScript ovviamente anche, e quali sono i meccanismi che ruotano o comunque sono dietro questi linguaggi, e capire appunto come farli incastrare con le competenze digitali, e quindi far sì che il chatbot, quindi questo assistente virtuale, sia in grado di fare le operazioni che gli insegniamo a fare, a compiere. Okay. Perfetto.
perfetto. Quindi una domanda che secondo me viene di conseguenza, se dovessi consigliare a qualcuno che formazione seguire per arrivare al chatbot specialist, come corsi piuttosto che scuole, non so se esistono università, cosa potresti consigliare per dare una linea guida, ecco? Allora, come dicevo, è un ambiente, quello dell'intelligenza artificiale, soprattutto applicata al marketing digitale, parecchio nuova, quindi siamo in una fase un po' pionieristica, se vuoi, della formazione anche. Quindi sicuramente, come dicevo, avere delle competenze, delle conoscenze basilari perlomeno di marketing digitale, quelle sono la priorità. Esistono tanti corsi, anche solo per esempio di come funziona un business manager di Facebook, piuttosto che magari competenze basilari su come costruire un sito con WooCommerce, ad esempio. Tutte informazioni che sono molto utili e che sarebbe il caso di apprendere. E però direi che come linea guida principale è importante capire che cosa sia la machine learning e di conseguenza l'intelligenza artificiale. Quindi avere tutto il background conoscitivo su cui si basa questa tecnologia, e in questo campo sicuramente la IBM è la padrona. Esistono molti corsi, purtroppo solo in lingua inglese, non solo ti danno questi strumenti, queste conoscenze, ma ti abilitano anche alla certificazione di AI Engineer. Quindi sì, essenzialmente è la IBM che ti approva e quindi ti dà la possibilità di essere riconosciuto come tale. E questo anche perché è importante capire come funziona l'ambiente in cui stiamo lavorando. Quindi per esempio, banalmente parlando di Facebook, che è la piattaforma che è, diciamo, un po' più popolare, no? Perlomeno in Italia. È importante capire magari come funzionano i modelli, gli algoritmi che stanno dietro magari a una sponsorizzata, poiché il concetto più o meno è similare a quello dello sviluppo di un chatbot. Molti modelli sono simili, quindi sicuramente sapere come funziona l'ambiente di lavoro è ti dà una marcia in più. Sì, diciamo avere magari due vie di studio, dove da una parte hai il digital marketing, una comprensione generale di tutti i settori che possono essere funnel, piuttosto che le ads, piuttosto che le sponsorizzazioni che possono essere simili, cose del genere. E dall'altro lo studio, con una base di inglese molto buona da dire, per IBM, così si ha l'abilitazione. Assolutamente, purtroppo sì, perché, cioè, sì, nel senso dell'inglese, della conoscenza dell'inglese, poiché la maggior parte di questa tecnologia proviene dagli Stati Uniti. Quindi, poi essendo che non c'è da tanto. Esatto, quindi è una domanda un po' difficile, perché non è un far west, ma siamo comunque lì nella battaglia. Comunque siamo, appunto, il discorso è che siamo in una situazione pionieristica, quindi anche noi come officina tecnologica stiamo lavorando alla produzione di materiale formativo, tra cui anche un ebook che permettano in lingua italiana di comprendere in parole povere, anche se vuoi, o comunque per chi non è addetto ai lavori, come cosa fare. Come guadagno, come stipendio, non so se si può fare sia come libero professionista che come azienda, non preciso, ma comunque per dare un'idea su che livelli siamo di reddito annuale magari. Ok, allora parto subito dalla premessa che sì, si può fare sia come libero professionista che come proprio figura all'interno di un'azienda. Ci sono da dire però diverse cose in merito. Allora, come libero professionista ovviamente abbiamo dei range di prezzo proprio del prodotto che
che sono molto variabili, dipendono dalla tecnologia che si usa, poiché possiamo utilizzare delle chat testuali piuttosto che la voice recognition. Quindi, per esempio, passare da una chat di Messenger a una skill di Amazon Alexa. Quindi bisogna considerare anzitutto i costi di quelle che sono le piattaforme che si utilizzano, e da lì poi dopo creare un costo del prodotto con il relativo margine. Sì, non è proprio semplice da dire, ci sono varie caratteristiche da valutare e poi... Esatto, io allora sicuramente a livello di prodotto, e quindi parliamo di una soluzione che viene venduta essenzialmente come software, ok? I prezzi possono variare dai 1.000-2.000 euro ad arrivare anche a 50.000 euro. Ok, sì, proprio non cose semplici, parliamo già anche di grandi cifre, anche perché se lo si fa per grandi aziende giustamente avranno strutture più complesse. Assolutamente, ma è la tecnologia dietro, che più si utilizza una tecnologia evoluta, più ci sono dei costi da affrontare, e ci sono dei margini anche da ottenere. Quindi... Non lo faresti, anche perché giustamente anche l'impegno, esatto, lo studio che ha portato, perché è una cosa che penso che non imparerai nel poco, ma anni di studio e continua conoscenza, perché è un mondo in evoluzione. Assolutamente, sì, hai detto molto bene, perché io lavoro all'incirca da 4-5 anni in questo ambito, e cambiano continuamente le regole, per esempio, delle varie piattaforme di comunicazione, Messenger in primis, oppure per esempio WhatsApp rilascia le API, ma fino a un certo punto, è un discorso un po' particolare. Sì, c'è un mondo da scoprire. Assolutamente, però esistono tante tecnologie, per esempio gli assistenti virtuali ad utilizzo dei dipendenti, quindi non solo per esempio di una pubblica amministrazione, oppure della sanità, ci sono molti esempi, anche noi ci siamo prodigati in merito a questa emergenza sviluppando degli assistenti virtuali in ambito sanitario, e quindi capisci che hanno delle funzioni anche proprio diverse, quindi il poter interrogare un assistente virtuale all'interno di un CRM è tutt'altro discorso che utilizzare un chatbot per la pura e semplice assistenza al cliente. Sì, cioè che magari vuole assistenza su un prodotto. Di conseguenza sì. Poi chiudo il discorso. Per quanto riguarda le aziende invece, si stanno creando molti reparti, veri e propri reparti di AI engineering, che quindi consistono sia nell'avere appunto un chatbot specialist, ma talvolta il chatbot specialist può essere anche una figura che ha una laurea in filosofia, okay, in lingue. Poiché appunto c'è anche un discorso di costruzione del linguaggio che bisogna insegnare alla macchina, per cui ci sono anche determinate lauree che, se fino a qualche anno fa avevano un determinato tipo di importanza, adesso questa importanza è enormemente cresciuta. Quindi si sta proprio rivoluzionando anche il mercato da questo punto di vista. E in azienda, considerando che si tratta di una figura relativamente nuova, si parte dai 1.500 almeno. Okay. Sì, per un junior che comunque deve imparare, sì, mangia una buona cifra. Chiaro, poi sappiamo che tutti i contratti... Sì, quello esula dal contesto. Però diciamo che a grandi linee si può partire dai 1.500 in su. Un'ultima domanda che invece è un po' più a livello personale come valore umano. Un chatbot specialist in azienda può portare un valore aggiuntivo, anche perché comunque qualcuno che poi crea quella relazione con i clienti, che se va bene aumenta la visibilità e la reputazione dell'azienda stessa. Può avere anche una sua importanza da un certo lato? Beh, allora, è tutto rapportato al prodotto. Quindi senza un chat, se non c'è il chatbot specialist o comunque il reparto, non c'è neanche il chatbot.
Quindi sì, è una figura che assolutamente apporta del valore ed è una figura anche che si trova a dover affrontare sempre nuove sfide, perché queste tecnologie stanno sempre prendendo spazio e si stanno aggiornando mese dopo mese. Quindi si può anche parlare di proprio un'evoluzione della figura che può apportare ulteriore tecnologia e quindi una maggiore conversione di clienti piuttosto che di fidelizzazione. Ci sono tantissimi esempi, dai chatbot in 3D con un avatar alla voice recognition, a quello che pare essere il trend del 2030, più o meno, però sono delle stime, il virtual influencer. Okay. Quindi utilizzare l'intelligenza artificiale per le dinamiche di influencer marketing. E lì c'è sempre il chatbot specialist, esatto, dietro. Quindi capisci che rivoluziona. È molto importante, assolutamente. Okay. Perfetto. Allora, cari amici, penso che tutto quello che potevate sapere lo avete scoperto, ci sarà da approfondire. In ogni caso ringraziamo Nicolas per aver partecipato e aver accettato l'intervista e ci vediamo alla prossima intervista. Ciao, grazie. Buona giornata, grazie.